Questo video è offerto da... Siamo in compagnia di Manuel Giandonato, ultimo acquisto in ordine di tempo della US Open, ti ha spinto a venire qui a casa, nonostante la classifica sia tremenda? Sì, la classifica, se uno si sofferma alla classifica sicuramente non sarebbe invogliato a venire qui, però penso che per ogni calciatore ci vogliano delle sfide che ti spingano e non credo che ci sia una sfida migliore di questa, perché comunque venire qui e provare a salvarsi sarebbe un miracolo. Quindi io sono venuto qui per questo e per le parole che mi ha detto poi il direttore Lupo, che mi ha convinto, ma la voglia mia aveva bisogno di poche parole, bastava una telefonata e sarei venuto. Manuel, per te in un anno e mezzo, lo diciamo anche poc'anzi, è cambiato tutto, dalla Juve alla Juve Stabia è rimasto praticamente il prefisso? Sì, è rimasto il prefisso, ma la voglia e la fame è sempre la stessa, perché ognuno fa la propria strada. Ci sono magari ragazzi che a 16 anni giocano una Coppa del Mondo e poi a 25 hanno una discesa, possiamo dire, altri ragazzi che magari partono in sordina e poi arrivano dove magari dovevano stare prima, quindi non ho problemi. Nel calcio moderno i giocatori devono essere un po' polivalenti, però ci puoi spiegare un po' il ruolo che fra virgolette preferisci? Ovviamente sappiamo che se il mister dovesse chiederti un sacrificio, nessuno si direbbe dietro. Ma sicuramente la posizione di classifica non può permetterci di giocare sulle punte di piedi o pensando di non fare battaglia. Sicuramente sono un giocatore più tecnico che è portato alla battaglia, però mi adeguo e mi adatto a tutto, anche perché sono un regista, ma mi piace anche recuperare palla. Qual è la prima impressione che ti ha destato la squadra, ma anche l'ambiente che tu hai già avuto modo di conoscere l'anno scorso, quando già sei qui con Vicenza? Ma un po' come tutto il sud, è un ambiente caldo, molto caldo, che comunque un giocatore in campo lo percepisce e viene spinto dalla gente, dai tifosi. E poi ho avuto modo di conoscere qualche ragazzo nello spogliatoio in queste ore, mi sembra un gruppo sano dove non ci sono ragazzi non a modo, quindi si sta bene, dai. Ok, grazie.